come ti risveglio gli ormoni prima di parlare di Wagner? Che carogna che sei. Guarda come era, sono, era la mia. Guarda come sono bastardo dentro. Era Tommy Lee? Questa qua? No. La tua era quella, era, era lunga. Era un pochino più lunga. Più bella corta. Però l'hai fatta uguale, hai copiato il layout. Pensa che questa gippina qua è del primo proprietario. L'ha comprata Gabriele, il mio amico Gabriele, siamo amici da una vita, le la comprò nuova. È nato suo figlio Gabriele Junior, ok? Il quale quando è nato aveva 0 giorni. Mm. La macchina, quando è nato lui la macchina aveva 0 giorni, un giorno. Oggi ne ha 18, la guida lui. Pensa che passaggio di consegne. Può guidarla a 18 anni, scusa, prima piccola nota. Sì, perché vivono a Monte Carlo. Scusatemi, scusa Gabriele. Sì, vivono a Monte Carlo, infatti sarà targata a Monte Carlo. Allora, parliamo invece della cucciolotta. La cucciolotta, due sì. Ne ho avute, io l'ho avuta a Bordeaux. Stiamo registrando, Nicola? Stiamo registrando? Ci devi pagare poi, eh? Piglia l'ospite. All'evento della segna può entrare. Cosa devi comprare? L'evento della segna può entrare, secondo me. Cosa compri oggi? Oggi? Quello che è disponibile. Quello che c'è da vendere. No, scegliene una. Se sarebbe possibile. È un Ducato questo qua. Fiat? È un Ducato. Guarda, non ti blocco il contatto solo perché mi piace Fassina, perché sono amico di Tony Fassina. Se no, dopo questa gli bloccavo il contatto. Però Tony, the president, non si può toccare. Mi sa che è proprio da lui che deve... Adesso, fai il giro, metti il braccio così. Ecco, adesso... Beh, io un complimento al sandalo lo farei però, perché sandalo... No, ti prego, non prendetelo. Calza con sandalo numero uno. Non prendetelo. E golfino di lana, spettacolo, giusto. Visto. È così, è preciso. Nicola, dai. Guarda che ti teniamo. Hai portato un pezzo d'America qua. Hai visto? Ma dopo gliela facciamo vedere. Quella è di Lincoln. Quella, dopo gliela facciamo vedere a Franco. È di Lincoln, proprio di Lincoln, sua, è del presidente. Vai, andiamo avanti. No, ma senti, sì, però dopo di questo ingresso di Nicola, vieni che interrompiamo con una roba di I Love America veramente. Cioè, cosa faccio? No, mi devi seguire. Voglio rompere le righe. Non è che sei. Guarda Pascal, vieni con noi. Vieni con noi, Pascal. Pascal, vai e senza mugnare come fai di solito. Vieni. Perché l'Obama America è questo, no? Noi, l'Obama America vuol dire amare tutto ciò che hanno fatto in America. Ah. Cioè, guarda cos'è arrivata stamattina. Ma dai. Ma di che anno è? Guarda cos'è arrivata. Ma guarda che belli questi siluri qui. Ma te lo ricordi quando ci hanno regalato la 75? Ci hanno regalato a te. Quando ci hanno regalato a me. Sai che cos'è questa? No. È una 75 del 49. Ma dai. Arrivata in Italia quando? Come? Guarda, vai targa dietro, originale. leggi la targa. No, guardala. Ma questo qui è un pezzo da museo. Ma hai capito che cosa ti sto facendo vedere? Ma hai capito perché? Ma come c'è arrivata in questa Italia? Questa è una serie 75 del 49. Ma tu devi sapere tutta la storia però di questa. Voglio fare una puntata. Ma non adesso, adesso volevo solo stuzzicarti. Qui bisogna sapere come ha fatto ad arrivare in Italia in quegli anni lì, ma poi chissà che tappeto è, una Cadillac. La sveliamo già un po' dentro o no? Poi facciamo una puntata apposta. Dai, gli facciamo tessuto la puntata originale. Tessuto originale? È tutto originale. No, veramente pazzesca. Ma questo è un pezzo d'opera, ragazzi. Vabbè, meraviglia, torniamo dentro. E vabbè, dovevamo parlare... dell'XJ del siamo sandalo, finiti del siamo, sandalo. Siamo finiti al TJ per poi andare su una 75 del 49 transitando dal sandalo del Nicola con la calza che meraviglia Nicola. Allora questa qui che storia ha? È rifatta quando? Quanto? Ma che bella dentro, guarda che roba. No, non erano così belle una volta però. Allora, questa era una banalissima, mi permetto di dire banalissima, XJ Limited, grigio topo morto con i cerchi oro. Questa era una Limited grigia. L'abbiamo smontata perché era ora. Filippo mi ha detto il Wagoneer non lo troviamo, me lo fai tu. Io ho fatto un Wagoneer. La macchina che vedi è stata chiaramente tutta smontata. Il riconoscimento, guarda, scusami Pasca se ti faccio ballare, ma il Cherokee... XJ Limited aveva i due fanali quadrati, il vagonerino aveva questa bella mascherina qui con i fari uno sopra l'altro. Cambia, eh? Il colore, il suo, che gli americani al di là del codice tecnico lo chiamano cool vanilla, che è il color vaniglia, crema, no? Quello che noi chiamiamo il bianco crema, sì. Loro lo chiamano vaniglia, e dentro ci siamo divertiti a fare degli interni che secondo me non ha neanche... Senti che profumo di cuoio. Sembra la macchina della Timberland. Questa macchina ha sempre avuto un profumo, no? Ce l'ha sempre avuta anche quando era nuova. Questo è
È super piacevole, è proprio come entrare in una stanza di un'altra epoca. E non, non è, non odore di vecchio, non fraintendetemi, è proprio il suo sapore. Beh, cazzo, tu saprai, Bob, che in America c'è lo studio dei profumi. Vedi? Tu lo sapevi Vedi? questa cosa? No, io ho saputo le ultime notizie di chi è, dell'attrice lì che ha fatto le candele con dei profumi particolari, sesso, No. orgasmo, roba del genere. Ecco, in America, prima di consegnare, quando finiscono un'automobile, qualunque essa sia, c'è una logistica che si occupa dei profumi da mettere in auto. Le moquette, le pelli, tutto quanto viene trattato mediante il riscaldamento. E quando tu entri nella macchina senti il profumo che la commissione ha stabilito di farti Per trovare quell'auto lì. per intrigarti. Effettivamente le macchine nuove che dovrebbero sapere di nuovo come le nostre, da loro hanno Una un fragranza. aroma selezionatissimo. Questo è profumo di pelle che non se ne vuole andare via. Bellissimo. Non se Questa è ne vuole pelle vera? andare. Questa è Questa è pelle vera. pelle vera, è cuoio. Questa è pelle vera e non se ne vuole andare via. E E la cosa bella che voglio far passare negli occhi della telecamera e negli occhi dei ragazzi è proprio la dimensione, la guidabilità di una macchina con un motore 4.000, 6 cilindri, con un cambio elettronico di nuova generazione, e quando la guidi non ti sembra una macchina dell'89-90. Tu l'hai avuta? io l'ho avuta, sì, in quegli anni là, ti dirò che me ne vendette una, di Maira, allora Syncro Car, Mamma mia, che andò a fuoco. Giorgio, Che andò a fuoco. perché? Ah, perché ogni tanto succedeva qualche casino, però Mai sentito all'epoca difetti? sì, andò a fuoco, purtroppo. Ed era la Wagoneer proprio. Però ero talmente innamorato che poi ne trovai un'altra. Andò a fuoco, ma per un difetto di fabbrica? Sì, dal catalizzatore. Poi non trovavo, cioè un po' un mezzo casino, però vabbè, dai, può No, succedere. perché non Ti è dico questo? di. Ti Le macchine purtroppo ogni tanto qualche unità brucia, no? parlo del 90, può essere? Sì, no, forse anche prima, 88-89, perché c'era ancora mio povero zio. Ma hai sul riscaldato catalizzatore hai preso qualcosa Ha fatto sotto? tutto lei. Ha fatto tutto lei, No, si è bruciata e secondo me basta. c'era qualche problemino. Non hai chiavato la donna di qualcun altro? Avrei potuto farlo, ma no, non mi sarei permesso. No, Claudio me la vendette, non Giorgio. Claudio, era ancora la sede, mi ricordo, in via Ettore Ponti. Sai che loro erano in società con Lucini Luigi dalla Milano Fuoristrada. Non Prima sapevo di questa cosa. diventare Syncro Car, quando io lavoravo per loro, erano in società con la Quindi Milano Fuoristrada. è stato tuo capo Eh anche sì, lui. eh. I signori di Maira erano in società con la Milano Fuoristrada. Vabbè, dai, lì E c'è stato poi. questo inconveniente, poi vabbè, Vabbè. non ero riuscito a Vabbè, insomma, sistemarla comunque. questa non brucia neanche se ha 30 No, anni. però te lo Sta dico di. perché sono andato a cercarne un'altra, perché era una macchina fantastica, al di là dei consumi, perché lei, poverina, non è proprio parca, no? Però era in concorrenza, come dicevi, con Range, ma era secondo me addirittura ancora più esclusiva, perché ce n'erano molte meno di Range Rover all'epoca, dimensioni più umane, più logiche anche per una città come Milano. E ha un fascino che secondo me è ancora immutato. Allora, io ricordo una scena bellissima, l'abbiamo venduta questa macchina al proprietario di un albergo di Cortina, il quale ci invitò, a me e al mio capo, dice dai cavolo venite a fare un weekend nel mio albergo, aveva l'albergo che aveva le due unità dell'albergo e la galleria che metteva in comunicazione i due alberghi, uno dalla parte della strada e uno dall'altra. Sai che ce n'erano la sera? Al sabato sera, davanti all'ingresso dell'albergo nel parcheggio, bellissima la scena. Ce n'erano 6 o 7, piccoline così. Era una macchina Esclusiva, veramente molto, esclusiva, molto molto bella. Che sciccosa. oggi, questa è del 1989, Allora è l'anno di quella che avevo io. 89, 99, 2009, 2019, 31 anni oggi. Sì, 31 giustamente. anni oggi, e non sentirli nemmeno come meccanica. Anche il Wagoneer ci ha accompagnati fino al 91, lo facevano insieme, mentre producevano questa c'era la Grand Wagoneer con carburatore, un cambio idraulico senza elettronica, senza nulla. Ma questa è nata giovane meccanicamente, quindi mentre di là, per chi la vuole vivere in modalità smart, non so se riesce, devi avere più cuore per la macchina, devi essere più per lei che non lei per te, questa è capace Questa è di molto più easy. accompagnarti in un argomento mistico dell'auto d'epoca che è il Woody, no? Questo taglio di macchina americana che per antonomasia è la macchina dei surfisti sulla spiaggia con la tavola sul tetto, grazie alla pannellatura di legno, in un qualche cosa che adesso quando la proviamo ti ricorderai quanto andava bene, perché Certo. secondo me un po' l'hai dimenticata. Secondo me questa andrà molto meglio di quelle che avevo io dell'epoca, e che avevano forse 2 o 3 anni di vita.
cavolo, questo sono contento che tu adesso abbia modo di toccarlo, perché io le riparavo ma non le guidavo. La mia secondo me era una macchina che dondolava, sai quelle caratteristiche che tu mi hai sempre spiegato, no? Le americane le dicono che dondolare sì quando sono tenute male, per cui sono curiosissimo di provarla, perché questo motore qui è un godimento totale. Questo motore qui è un godimento totale. Cioè, io non so quanti cavalli aveva il Range Rover all'epoca, 130, 135, sì. Questo era 170. 177 HP, che erano più di 180 cavalli, e poi c'è stata la versione high output con il coperchio delle valvole nero, si distingueva dall'altro con il coperchio delle valvole nero, che ne aveva 200. Vedi, no, quello non l'ho mai avuto, però mi ricordo il 177 di questo era divertente. Beh sì, perché va da 1.400 per cui copioso da morire. Ci si metteva anche ai semafori a fare il garellone con le Golf GT o con le BMW. Va bene, cosa proviamo poi, prima? Un occhio clinico, Bob. Il cerchio va bene, è il suo, no? Il cerchio a stella rigenerato, l'amico Pino fa magie, con la gomma in fascia bianca, rigenerato tanto quanto questo, guarda che diamanti. Mamma mia. Vedi che cerchi, vedi che finiture. Il legno, parliamo del legno. Qui è stata rifatta completamente e il ricambio non ha più i buchini che noi vediamo in quelle originali. Le riconosci perché non c'è più il bottone, però erano motivo di ruggine nella carrozzeria. Questa non trovo più, nemmeno a morire, i bordini che avevi tu. Tu avevi un bordino, fammi dire, alto quanto un dito, che era di legno pure lui. Allora, per vestire Wagoneer Limited, un Limited, la pannellatura la scegli tu. La raccordi col colore che vuoi, tanto chi se ne frega, non la trovi la pellicola. Mentre invece ci divertiamo a fare il profilo cromato, che comunque dai al suo richiamo con gli specchi. Ma neanche in America non lo trovi? Non lo trovi neanche a morire. Li trovi. Poi veniva via la pellicina, quando invecchiavano si alzava proprio la pelle del legno, rimanevano bianchi, era bruttino. Mentre invece il cromo che riprende la maniglia, che di serie era in tinta o di plastica nel limite, addirittura lo specchietto era in tinta o di plastica cromato, fammi dire che questo taglio cromato ci sta, sì. E se uno proprio non va a fare l'ispettore ASI della situazione, la digerisce, no? La macchina è assolutamente bella e presentabile. Tanto quanto, perdonami Pasqua, l'ultimo dettaglio, lo sono i paraurti che di serie sono in tinta, nel Limited, qua gli abbiamo messo i suoi cromati, e il fanale che non ha la frecciona gialla come aveva il Cherokee da noi, ma è quello originale americano con la freccia qui. Questo è un bel dettaglio perché quando la vedi ha il faro rosso. Più bella. Che la fa molto, molto bella e ordinata. Va bene, proviamo. Un'altra cosa che scappa, poi finisco, ma questo perché altrimenti qualcuno con l'occhio giusto mi dice, ma il portapacchi nero anziché cromato è introvabile. Ok. A prima vista, hai capito, è la perfezione assoluta, qualcuno mi dà, ma però trovamelo, trovamelo, non fate i criticoni in queste cose, quando vedete una macchina così bella, ordinata, ben fatta, io direi che non ci meritiamo la punizione del dissenso o del dislike dato da qualcosa che comunque non hai seguito, no? Tu certo. Non c'eri quando è stata fatta, non hai preso la decisione di compilare una scheda e di farla in un certo modo, rispettando anche quello che è un totale di restauro. Certo. Perché mentre qui cadi in piedi, col Grand Wagoneer intendo, cadi in piedi, qualunque cifra tu spendi, lei li vale, qua probabilmente lo fai più per te che non per rispecchiare quello che è il suo valore commerciale. Va bene, facciamo un test ride di tutte e due? Da quale ma parte? Secondo me sì. Mamma mia, quanto tempo che non la guido! Mi ricordo che diventavo pazzo con la radio. Secondo me scarica, vai, prova. Eh sì. Dai. Ma carina. Ma che cucciola. Mi ricordo la radio, quante madonne che tiravo perché non pigliava la frequenza, faceva il punto 5, ti ricordi? Sì, certo. Le radio americane. Bellissima la radio americana. Sì, ma non sentivo niente però. 102.5. Però non sentivo niente. Non ti dico che non ti dico dov'è che l'ho trovata secondo te questa qua? Nel tuo magazzino. Esatto. Ma la stiamo vedendo, vero? Nel mio magazzino della... Sì, l'ho fatta vedere, l'abbiamo nominata e l'ho fatta passare e l'ha documentata, il mio salottino della radio. Ma quanto tempo che non la guido. Comunque questo motore qua è una goduria, eh. E sentirai anche questa cosa non è. No, questo dico, oltre a quella vecchia là. Sentirai anche questa cosa non è. Oggi non guido io, ragazzi, è roba di Bob. Il commento è tutto dedicato, firmato Franco Bobbiese. Poi sai cos'è che c'è? Che lei comunque non ha, aveva questo abitacolo abbastanza da sportiva. Per cui comunque eri su una Jeep
però con un'atmosfera abbastanza, non dico racing, però... Sì, sì, capito? Poi, cavolo, la versione diesel spegneva tutta questa emozione. Cos'era? Che motore 2068 era? Renault. 2100 Renault. Ce l'aveva 2100 Renault. Cacchio, questa qua è grintosa, eh. Adesso aspetto che sono dietro i due bigoli con la moto, no? Siccome non voglio che Filippo vada forte... Questa è nervosetta, il Grand Wagoneer è placido, no? Lui ti porta a spasso, educato, si fa vedere, eh? È proprio il gattone sulla strada. Questa è nervosetta, ti fanno incazzare il semaforo, qualcuno ma io mi ricordo che mingarellavo, al semaforo mingarellavo di brutto. Mingarellavo mi piace. Mingarellavo di brutto con questa qua, perché comunque non è che ti stavano dietro in tanti all'epoca, eh? Sedili sono elettrici? Sì, certo. Wow. In tutte le posizioni. Wow! C'ha anche la lombare, c'ha tutte le funzioni. Bella, che bello, mi avevi fatto un regalo a farmela guidare, era tantissimo che non la usavo. E anche qui, però la cosa bella è che vivi la stessa sensazione, no? Il tutto in tinta, sì, tutto gli cuoio, colori. Senza quel nero torbido che ti, no? Che ti pensa spezza. Pensa che era tutta grigia dentro, proprio. Ah. Pensa che dentro prima era tutta grigia, eh? Grigia e nera. Però c'è moquette anche... incluse, plastiche incluse. Anche questa va dritta, come mai? Come mai che questa va bene? No, la mia non andava dritta, Mauro. Io non mi ricordo perché, per come. All'epoca dicevo, cazzo, però sti americane ballano. La dundula. No? Scusa, di Maira, ma dondola. No, ma lo deve fare. Non deve farlo. Senti sto motore. Questa qui è un po' più rimbalzina del Grand Wagoneer, ma perché ha voglia di andare. Il ponte rigido dietro si sente... Però, ma lì sullo sconnesso, perché in strada ha un assetto perfetto. E sullo sconnesso veloce ti fa andare, eh? È una macchina che se hai voglia di farti uno sterrato a 100 all'ora te lo permette. Però la cosa bella è che l'altra, per avere la sensazione di una macchina super affidabile, l'abbiamo trasformata in iniezione. Qui, insomma, non senti proprio il peso dei 30 anni, cosa dici? Assolutamente no. Il motore non ricordo perfettamente. È mi così, piace tanto. Eh? È lo stesso motore che poi ho avuto anche sul Wrangler. Sul Wranglerino. High output di là. HO che sta per high. Quello output. Là era l'high. Quello output. Era 200 cavalli. Lo sentivi meno perché è un po' più lungo di rapporto. Con l'automatico questo va veramente bene. Poi, anche qui lo facciamo vedere lo schiaccio, ma lo state vedendo. Al power. Quindi è il cambio più rapido che cambia sulla riga rossa. Ah, ero in quindi, comfort prima, non me lo ricordavo. Eravamo in comfort e power, sì. Erano le prime selezioni, cambio normale, cambio sportivo. Questo qua secondo me è un modo bellissimo per entrare, se non ho idea di se vuoi parlare di aspetti commerciali o no, però per chi ha voglia di buttarsi con una macchina molto particolare, diversa da qualsiasi altra cosa, per iniziare a entrare in questo mondo secondo me è la macchina ideale. Guarda, questa macchina ce l'ho sul sito a 17.500 euro. E secondo me se li merita tutti, se non altro per la lista di lavori che è stata fatta. Non credo si trovi un Wagoneer sminchiato tutto da rifare a meno di 10-12 in giro. Sì, ma tu va dentro con i sedili vomitati. Guardala. Questo è il suo originale? No, era tutto nero, era tutto nero, Bob. Il cruscotto era tutto nero. E adesso non è verniciato, è di pelle il cruscotto. Capisci che è stato fatto un lavoro artigianale importante? Il cassettino è ricoperto di pelle. Guarda. Dopo le faccio vedere queste cose, guarda la scritta Jeep. Cioè non abbiamo neanche brasato la scritta Jeep e la pelle avvolge la scritta Jeep del cruscotto. Ci sono dei dettagli importanti. Strumentazione fresca, precisa, cioè veramente il piacere di usare una vettura che ha 30 anni ma in condizioni di vettura nuova. Impagabile, veramente impagabile. Questa qua l'unico difetto che sentirai e glielo tirerò via, soprattutto se la comprerai tu, sì, è che ha voluto lui 4 ammortizzatori rigidi, ma mi hai appena detto la mia la dundula, ritornando indietro. Per cui per evitare il beccheggio devi mettere 4 ammortizzatori duri, però diventa dura e rumorosa. Bisogna scegliere se sentirla dondolare, rinunciare. Io guarda, ti rispondo già, preferisco un po' più di comfort, secondo me, su questa vettura qua. Allora vedi che ti piace di più come. No, dondolare? La mia la dondulava d'esters. Ah, ok. No, raminga. No, la dondulava. A me piace. Sei d'accordo che no, quando il cliente ragiona all'europea la rovina, no? No, questa esatto. Dovrebbe essere dolce nel buco, tanto quanto lo è stato il Grand Wagoneer nella prova. È vero. No, lungi da me quei SUV molto rigidi che per stare in strada devi fare rigidi. No, il SUV deve o il fuoristrada, devono essere fuoristrada. Imparate ragazzi che quando comprate un'americana non dovete snaturare la sua identità. Cioè,
pregio difetto la teniamo così, non dobbiamo pensare di trasformare una Jeep Wagoneer o un Wagonerino in un ML della Mercedes, porca miseria, compriamoci quella. Esatto, no? Esatto, lasciate l'americana e voi assaporerete quello che gli americani sono capaci di fare, perché con pregi e difetti quello che fanno gli americani lo fanno solo loro. Bello. Siamo d'accordo? Grande Mauro, siamo arrivati nel buio perché adesso siamo arrivati in nel pausa, buio. È stato bellissimo. Un'altra puntata di I Love America, confronto Wagoneer e Cherokee XJ, chissà cosa vi aspetta la prossima. Alla prossima, scusa. Radio. America.